Buona domenica dalla redazione di Teleprima. Sono 16.310 nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un centinaio in più rispetto alla giornata precedente. E in quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute riguardante la situazione epidemiologica in Italia. Nelle ultime 24 ore, inoltre, deceduti sono stati 475, mentre nel giorno precedente soltanto due in più. Sono 81.800 le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti sono 16.186, i casi attualmente positivi invece 557.717. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore 260.704. Bollettino dell'unità di crisi regionale anche per la Campania. Nelle ultime 24 ore si registrano 1.132 nuovi casi su 14.611 tamponi, di cui 11 antigenici. Sono invece 23 i nuovi deceduti, 9 nelle ultime 48 ore, 14 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri, che fanno salire a 3.358 il totale delle vittime da marzo 2020 ad oggi. I guariti invece sono 1.488. Nei 1.132 positivi del giorno il bollettino della regione evidenzia che ce n'è uno identificato da test antigenico rapido. Ci sono 1.037 invece risultati asintomatici e 94 sintomatici. Ripartono i lavori del Policlinico di Caserta dopo una lunga fase di stallo che ha generato forti polemiche per i tempi sempre più dilatati. Lo scorso 17 dicembre l'Università Luigi Vanvitelli e il sindaco di Caserta Carlo Marino avevano preannunciato la ripartenza dei lavori di una delle opere più importanti non solo per la città di Caserta e per tutta la regione Campania ma del Mezzogiorno, e così infatti è stato nonostante il prosieguo dell'emergenza Covid-19. Ieri mattina il sopralluogo al cantiere da parte del sindaco di Caserta, Carlo Marino, presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il rettore dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti. Ascoltiamo proprio le parole del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. È una giornata simbolica per tutta la Campania. Questa è la prima grande opera che riparte nel 2021. La prendiamo come il simbolo di una rinascita, di una ripresa di investimenti, di sviluppo, di apertura di cantieri, di creazione di lavoro. Un'opera di valore straordinario per la provincia di Caserta, ma per tutta la regione Campania. Sapete che è un progetto partito 22 anni fa, poi crisi aziendali, rescissioni contrattuali, abbiamo ripreso. C'è stato un impegno straordinario del rettore, c'è stato un impegno del Comune di Caserta, c'è stato e ci sarà un impegno finanziario della Regione Campania per un importo di 50 milioni di euro. Dobbiamo fare in modo che il tempo perduto diventi un'opportunità, nel senso che potremo dotare il Policlinico di Caserta delle tecnologie più avanzate oggi esistenti in Italia e nel mondo. L'impegno della Regione Campania è in questa direzione. La struttura è finanziata, ma non sono finanziate le tecnologie, gli arredi interni, le dotazioni tecnologiche per il Policlinico. La Campania garantirà queste dotazioni per un importo di 50 milioni di euro. Poi abbiamo un accordo con il Comune di Caserta per realizzare le infrastrutture della mobilità, sia su strada che su ferro. E quindi dovremo evitare che sia un grande complesso in una specie di deserto. Dovremo garantire collegamenti effettivi ed è veramente un'opera di valore straordinario per tutto il sistema sanitario della nostra regione. Una giornata che ci dà fiducia e che ovviamente rappresenta un'occasione di sviluppo davvero unica per tutto il territorio. Proseguono i gravi problemi all'ospedale del mare di Napoli. Dopo la grandissima voragine che si è aperta e che miracolosamente non ha fatto vittime, questa volta tocca ai riscaldamenti all'interno del nosocomio, tutti fuori uso. In fase emergenziale l'acqua viene infatti riscaldata con dei fornetti, i reparti con termoventilatori. Sono già arrivate per fortuna le termocoperte, in particolare per il reparto di rianimazione proprio in questi giorni poi di grande freddo. Ben 220 pazienti sono quindi ricoverati senza riscaldamento a causa proprio dei servizi e dei disagi dopo la voragine.
Ce la mettiamo tutta anche se ognuno di noi ha già sulle spalle lo stress di un anno difficile per il Covid, ha dichiarato la direttrice sanitaria Mariella Corvino. Passiamo anche al bollettino dell'ASL di Caserta sui nuovi casi Covid delle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 155, in lieve aumento rispetto alla giornata precedente. I tamponi processati invece 1833, con una percentuale di incidenza pari all'8,4%. I guariti invece ammontano a 136, mentre continuano ad aumentare purtroppo ancora i decessi. Sono infatti altri 8 quelli certificati nell'ultimo bollettino, che porta il totale a 562 da inizio pandemia. Le comunità colpite dai decessi sono Aversa, Grazianise, Lusciano, Maddaloni, Parete, Portico di Caserta, San Marco Evangelista e Sparanise. Le città con il maggior numero di positivi registrati nella giornata invece sono Maddaloni con 21, Marcianise con 11, San Nicola la Strada con 9 e Mondragone con 8. Passiamo anche alla cronaca. La polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere ha intercettato un pacco postale sospetto destinato a un detenuto italiano. A darne notizia il sindacato di polizia penitenziaria con Michele Vergale, che da anni denuncia le difficili condizioni di lavoro che si svolgono con pochi mezzi di prevenzione e senza personale sufficiente. A insospettire sulla natura del pacco è stata la continua richiesta fatta da alcuni detenuti della stessa sezione del destinatario alla gente nel chiedere informazioni sull'arrivo dello stesso. Il pacco sospettato poi è stato sottoposto a rigido controllo degli agenti addetti alla corrispondenza in entrata e in uscita dal penitenziario, che dopo un accurato controllo hanno rinvenuto un quantitativo di sostanze stupefacenti sparse in piccole dosi all'interno della cintura dell'accappatoio. Dalle analisi effettuate risulterebbe essere del tipo hashish, di 14 grammi circa di peso. Giornata di partita per il Napoli, che si prepara a una settimana di fuoco. Prima la sfida delle 12.30 oggi allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta contro la Fiorentina, poi mercoledì il big match di Supercoppa contro la Juventus. Per il lunch match Rino Gattuso non potrà contare su Osimhen, ancora positivo al Covid, e Fabian Ruiz invece, risultato positivo proprio nella serata di ieri. Inoltre out anche lo squalificato di Lorenzo, mentre si recuperano Mertens e Koulibaly. Intanto ha parlato del match il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli. Contro una squadra forte come quella di Gattuso dichiara: bisognerà avere lo stesso atteggiamento propositivo e giocarcela a viso aperto. Con Ribéry e Callejon abbiamo qualità in questo momento, devo insistere su questa squadra. Ho l'obbligo di esaltare le qualità di questi ragazzi, il modulo va letto bene, altrimenti si crea una spaccatura tra attacco e difesa. Una squadra deve avere un suo assetto preciso, ha continuato. La presenza di Commisso è importante per noi, da carica e ci stimola. Quando ci sono presenze, i calciatori sanno che devono avere più concentrazione e attenzione. Gattuso? Rino è stato straordinario a recuperare Lozano, che aveva trovato difficoltà nei primi mesi di Napoli. Inoltre è stato molto bravo a motivare tutti i suoi giocatori. Facciamo un salto di categoria e andiamo in Serie C, Girone C. Domenica di derby per la Casertana, che oggi pomeriggio alle 17.30 affronterà in trasferta la Paganese. Mister Guidi recupera un po' di uomini chiave che hanno superato il Covid. 20 rossoblù a disposizione per la gara del Torre. Tornano Castaldo, Fedato e Buschiazzo. Ancora out invece Bordin, Cavallini, De Sarlo, Ciriello, De Lucia, Pacilli e Varesanovic, mentre il neacquisto Rillo sarà a disposizione soltanto dalla prossima settimana. A presentare la gara alla vigilia è proprio il tecnico Federico Guidi, ascoltiamolo. Sì, è una partita importante, come già vi avevo detto nel post gara, la mia testa era già orientata su Pagani. Sappiamo dell'importanza della partita, sappiamo delle difficoltà che incontreremo. Non è banale il fatto che abbiano cambiato l'allenatore un paio di giorni fa, perché questo sicuramente all'interno dello spogliatoio potrà dare qualcosa in più per quanto riguarda la motivazione e la voglia di farsi vedere per ogni singolo calciatore, oltre chiaramente all'importanza della partita che anche loro conoscono in chiave classifica. Però devo dire che la squadra, come al solito, ha fatto una settimana molto bella. Io ho chiesto di proseguire e di cavalcare l'entusiasmo della partita con il Catania e di continuare a giocare con quello spirito, con quella voglia e con quella personalità che c'è stata nella partita
di domenica. Inizierà un ciclo importante. Per noi non è concluso ancora il girone d'andata, perché avremo da recuperare la partita con il Bisceglie e la partita di Castellammare, e quindi sappiamo che in questo mini ciclo, che ci metterà alla frusta dal punto di vista fisico, però ho la fortuna di aver recuperato un po' di calciatori che, anche se non saranno al massimo, ma questo mi permetteranno di cambiare la strategia di gara e di gestire il minutaggio di ogni singolo calciatore. Quindi siamo pronti, ora la massima concentrazione per la partita di Pagani, e poi una alla volta affronteremo le altre partite. Era questa la nostra ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio con i programmi di Teleprima. Buona giornata.